Vincent, cosa guardi? Hai deciso di ignorarmi? Vincent, sono qui, guardami. Dai Vincent, ho fatto un giorno di viaggio per stare con te e nemmeno mi saluti. Ho preso 4 treni, sai, e un carretto da Saint-Rémy. Insomma, un giorno di viaggio in tutto. Cosa stai guardando, Vincent? Cosa stai guardando? Bene, se non vuoi parlare parlo io. Vediamo. Ah, mi hai scritto che dalla tua finestra si vedono i tulipani, i girasoli e quel campo di grano che la mattina diventa color oro. Ascolta, Vincent. Quel grano alla finestra non c'è, vero? I vetri sono opachi qui. Senti, Vincent, non ce la faccio vederti così. Non sei più tu, sei un'altra cosa. Sei quando mi rimetti invece di migliorare. Me ne vado, Vincent. Intanto è inutile che resti. Magari un giorno vorrai parlare, se vuoi. Se vorrai. Ah, Gauguin mi ha chiesto uno dei tuoi quadri. Non so, vorrei dargli la brochure se per te non è un problema. Non so, pensaci. E scrivimi cosa fare. Intanto io sono qua tra 2 o 3 settimane al massimo. E spero di trovarti meglio. Spero di ritrovare mio fratello. Teo! Dammi la tua parola. La mia parola? Certo. Devi giurare. Va bene, giuro. Giura che esisti, che respiri, che non sei vivo solo in questa merda di testa, giuramelo. Va bene, sono io, tuo fratello, Teo. Prova. Che prova vuoi? Non lo so. Grande accoglienza, non c'è che dire. Fossi in te me ne sarei già andato. Stavo per farlo. Appunto, allora perché resti? Ma forse perché ho preso 4 treni. 4 treni in carretta. Allora ascoltavi. Ascoltavo, sì. Scusami, Teo. Non chiedermi scusa che non lo sopporto. E poi venite a trovare un'avventura. Sempre. Aspetta, ma ti ricordi quella volta la casa gialla? Ma sì, aspetta, la storia della carabina. Aspetta, come che andò? Veniva al postino a portarti due lettere dalla figlia. Ferma la bicicletta, bussa alla porta. Lui bussa alla porta, tu riapri e te lo dite fai. Signor Van Gogh, fuori al postino, ho 3 lettere per lei. Tu lo guardi fai. Ah, se lo vado a pagare, hai fatto un colpo. Stronzate. Fa ridere, Vincent. Stronzate, tu ci fai 2 risate, qualcun altro pensa. Il pittore pazzo vuol far secco il portalettere. Minaccia chi gli bussa alla porta. Tenersela larga, c'è il rischio che spari. Si chiama Vincent Van Gogh. Sulla porta qua fuori c'è scritto Vincent Van Gogh. Inoffensivo, nello stile socialmente placido. Lo so cosa c'è scritto. Socialmente placido. Quando una testa è marcia, fa paura, te. Senti, me ne vado, Anche qua ne caghiamo nero del punto. Addio. Addio. E quella tela? Dagliela se vuoi. Cosa? La Bershose, Gauguin. Te l'ha chiesta, no? Sì. Puoi dargliela. Ma fatti dare un ritratto. Ce n'è uno che mi piace tantissimo e lo sa perfettamente qual è. Beh, starà bene su queste pareti. Non è permesso. Ma è la tua stanza. È la loro stanza, con me dentro. Faccio troppi sogni, Teo. Ti sembra di impazzire, ti chiedi chi sei. E alla fine, vieni a trovarti tuo fratello. E gli chiedi se esiste davvero. Ti capita spesso? Io non volevo leggere. Pagine bianche con un mare di piccole, orribili lettere nere. Moscerini schiacciati nel latte. Beh, ma ti farebbe bene leggere. Le bestie non leggono, Teo. È regolamento interno. Che cosa ti aspettavi? Come ti credevi di incontrarmi a leggere con un libro in mano? Guardati intorno, Teo! Guardati intorno! Dove sono i libri? Dov'è la tavola? Sono schifo di questo... Lasciami, Vincent! Sto marcendo qui dentro, Teo. Tieni i disegni nascosti sotto al letto. Dipingere è proibito. Proibito leggere? Proibito dipingere? Proibito vivere, caro Vincent. E allora come l'hai dipinto? Il carbone della stufa, schiacciato con il piede e annacquato con lo spunto. È un quadro strano. Non è un quadro. E cos'è? È una natura morta. Natura morta? Ma è un viso. È il volto di un idiota. Un cervello vuoto.
Nel vuoto non c'è vita, quindi natura morta. Qui c'è scritto dottor Vernon Lazar. Tieni i fili della marionetta, poi entra qui dentro e le fa ballare. Esce fuori dopo e fa socialmente placido. C'è molta violenza. Nessuna violenza, è rabbia. Cosa posso fare? Portami via di qui. Sai che non posso. Questo è il vuoto, Teo. È un disegno senza colore, un disegno senza colore, non vale niente. Ma ci sono delle regole, Vincent. Sì, ci sono, le conosco tutte, per filo e per segno. So che l'articolo 5 si intitola uscita o conferma, vale a dire tutela. Tutela? Parente stretto, consanguino o congiunto. Mi stai chiedendo di firmare? Ti sto chiedendo di firmare, sì. Gli metti una firma su quella merda di registro, io esco fuori con mio fratello. Che ti costa? Per te uno scarabocchio, per me tutto. Cancello il bianco di questa stanza, apro la porta e me la chiudo dietro. Esco sotto tutela, nessun incidente, tu contento, io di più, per favore. Teo. Senti, nascondi questa tela e chiamali con quella merda di registro. Ehi voi! Non vise... sì, Ehi voi aprite, esco con mio fratello, esco! Che succede? Mio fratello non sta bene. Vuoi andartene? Ti avevo promesso che sarei venuto via con me. Speriamo a Parigi. Guardami, Vince. Sai chi sono. Il dottor Vernon Lazar. Togliti di qui. Non così, Vincent. Ti trovo un po' arrabbiato. Dimmi, qualcuno ti ha fatto qualche cosa? Articolo 5. Oh, conosci l'articolo 5? Bene. Io invece non me lo ricordo. Mente, non ascoltarlo, mente. Ti sei agitato all'improvviso? Voglio uscire, devo uscire. Oh, non credo che tu possa lasciarci, caro mio. Non dargli retta, Teo, non dargli retta, firma. Ora smettila di urlare. E dimmi cosa vuoi. Gli dia quel registro. Il registro delle dimissioni? Lo porti qui, ora. Bene. Qua stiamo perdendo tempo. Vedo che ti stai calmando. Voglio. Vuoi il registro delle dimissioni, ho capito. Glielo faccio firmare. Volentieri. Ma dimmi, a chi dovrei farlo firmare? A me, sono qua da mezz'ora, stando qui. Allora, Vincent. Non mi rispondi? A mio fratello. Tuo fratello? Ah, ma allora è qui. Diglielo, Teo. Vuoi presentarmelo? Teo! È strano, però. Io, oltre a voi, non vedo nessun altro. Mi avevi giurato. Qui dentro tutto è lecito. Anche parlare con qualcuno che non c'è. Come stai facendo adesso? Non esisti. Esci di qui, vattene! Ma là fuori, fra la gente sana, là fuori, fra la gente posta, le cose ci sono o non ci sono, caro Vincent. Ora capisci perché non puoi andartene? La cura è questa, sai. Separarvi dalle cose. Voi non avete le regole degli altri. E noi vi separiamo dagli altri. È magnifico, no? Sorridi, caro Vincent. E non aver paura. Io scrivo libri, Vincent. Il mio nome è stimato. La gente si inchina. E se ti degno della mia presenza, voglio essere ringraziato. E ricordati bene che il mio tempo è ora. Quindi, sputa addosso a tuo fratello, ammesso che esista. Vincent Van Gogh. Non sai che dipingere è vietato? Ma c'è il mio nome su questa tela. Vuoi spiegarmelo? Con voi non parlo più. Dovresti invece, perché questo è il viso di uno stupido. Resta il fatto che sotto il viso di uno stupido c'è il mio nome. Se mostrassi questa cosa ai miei colleghi, nell'arco di un'ora saresti trasferito tra gli schizofrenici! Ma
Voglio darti un'altra occasione per imparare. Imparare? Il caso vuole che io sia un buon pittore. I miei quadri sono esposti anche qua fuori, lungo il corridoio, l'ospedale sotto la neve e un ritratto di mia madre. Ti insegnerò le regole del buon pittore, caro Vincent, e oggi imparerai la più importante. Un bravo artista cancella sempre i propri errori. Queste sono le forbici della purezza. Con queste lame voglio innalzare il tuo fallimento in purezza. Razza di sacco di merda. Chi elimina i propri errori si migliora, Vincent. Non toccare la mia tela. Ma non è una tela, è un errore. Ecco, gli ultimi 5 secondi di un'opera da demolire. 5, 4, 3, 2, 1. Vincent! Vincent, lasciami! Con queste forbici cancello un errore! Vincent, lasciami! 5, non sai quello che 4, stai facendo! Vincent! 3, Vincent! 2, lasciami! È così che ti chiami? Sono il dottor Peyron, il direttore. Direttore del carcere, presumo. Carcere, sì, se infili quella lama. Non fa differenza, tanto vale. Ti sbagli, posso venirti incontro? Incontro, e come? Ti propongo un patto. Ci impegniamo tutte e due. Tu lasci il dottor Vernon Lazar e io ti garantisco 3 richieste. Appena lo lascio, mi inchioda da un letto. Ho detto che mi impegno. Nessuno ti farà niente. E avrai quello che chiedi. Posso fidarmi? Sarà messo nero su bianco. Avanti, cosa vuoi? Vediamo. Potresti chiedere il permesso di dipingere. Da questo momento? Da adesso, ti procurerò delle pennelli. Tinte colorate. Che altro? Una tenda alle finestre, gialla rossa, colorata. Domattina te la porteranno. Vincent, ora abbassa quelle foto. Ne manca una, però, di richiesta, la più importante. Oh sì, hai ragione. Ne manca una. Qui fuori, nel corridoio, ci sono 2 quadri. Sì? L'ospedale sotto la neve e la faccia di una vecchia. Ci sono. Ci sono. Toglieteli dalle pareti e appendeteli nel cesso sopra la tazza. Sopra la tazza. È il loro posto. Sarà fatto. Molto bene, Vincent. Ora abbassa quelle forbici. Voglio che sia legato al letto. Un avremo in vena. E che dorma 3 giorni. E quando si sveglia, che sia mandato tra i paranoici e riscriverà il profilo aggressivo, ostile, socialmente no. Pericoloso. Prego. Può andare, grazie. Ma io esigo che venga punito. Non dirigo una casa di correzione, dottor Vernon Lazar. Ma sono stato aggredito, minacciato di morte. Il regolamento interno. Il regolamento del mio ospedale. Abbiamo l'obbligo di prevenire altri scatti di follia. Esca. Ma sono il caporeparto. E io sono il direttore. Adesso vado. Ah, dimenticavo. Abbiamo un accordo con lo Stravinsen. Prima di servire la cena, staccherai 2 quadri dal corridoio e li esporrai ai gabinetti. Vada. Così? Voi sareste il direttore? Sono un nome sulla porta, tutto qui. Ma lo dite come se fosse uno schifo, però. Ma niente può sbandare più di un nome sulla porta. La chiamo Sindrome della Corona. Qui vive il dottor Peyron, che regnò sugli infermieri. E sui pazzi, certo. Posso sedermi? Certo, è roba vostra. Così? Tu sei un pittore? Io ero là fuori. Voglio dirti una cosa, Vincent. Ho sempre temuto i pittori. Mi fate paura, sì. Avete un potere incredibile, te ne rendi conto. Ricreate la realtà e la fate a vostro gusto.
Se Dio esiste, deve essere un pittore. Lo rinchiuderebbero a Saint-Paul. Dio internato in manicomio. Oh, beh, quando entra qui dentro anche Dio diventa soltanto un piccolo e povero imbecille. Beh, sai, vorrei avere la tua mano. Ti invidio. La mano non c'entra niente. È tutto negli occhi. Negli occhi? Il colore. Il colore entra negli occhi e riesce dalla punta del pennello. Chi dipinge non fa altro, si lascia attraversare. Ma è molto bello. È pericoloso. Terribile, direi. Non vivi più per te, ma per far vivere le cose. Ma è terribile. Davvero tanto. Può servire a curarti, Vincent. Non ci sono cure per me. Ti sbagli. Quando hai iniziato a stare male? Molto tempo fa. A che età? Fate troppe domande. Nel mio lavoro. Cosa? Fare domande? Capire che ho davanti. Ve lo dico subito. Io sono Vincent Van Gogh, 36 anni, imbecille pittore, socialmente placido, più nuovo ordine. Ora lo sapete, punto. Ma dimmi, nessuno ti ha mai chiesto perché dipingi? L'unica cosa che mi interessa è quanto gridi, quanto parli da solo. Non sarei qui. Ascolta. Io e altri medici pensiamo a nuove terapie. Chi se ne frega? Parlando con voi possiamo aiutarvi. La proposta è questa? La proposta è guarire. Come? Con uno dei vostri metodi? Non mi interessa, grazie. C'è una ragione se stai male, c'è una causa. Ti sto chiedendo la chiave, Vincent. Perché lo dite a me? Perché? Ma perché dipingi? E questa è già una chiave. Possiamo usarla. Se accettassi, in cambio, che cosa dovrei fare? Ma quello che stai facendo adesso, parlare, dialogare, rispondere alle mie domande. Ad esempio? Dimmi, hai viaggiato? Ho girato molti posti, sì. La vita dell'artista? La fame dell'artista, semmai. E dove sei stato? Vediamo. Amsterdam, Londra, Parigi, Bruxelles, Anversa. Bastano queste. Per cosa? Proviamo a guardare nella tua soffitta, tra le tele. Sei a Parigi. Cosa vedi? Cosa senti? È mattina. Riflesso delle case dentro le pozze. L'insegna del tamburo. Il tamburon? Non sapete nemmeno cos'è. Confesso. Il tamburon. Strapieno di poeti, di pittori, di puttane, belle donne. Cosce belle. Posano nude per tre franchi. Il tamburon. Degas diceva sempre, disse, fumo negli occhi e vino in gola. La padrona si chiama Agostina, l'italiana. Chiedete un po' a lei che è Vincent Van Gogh. Non ho bisogno, Vincent. Puoi dirmelo tu. Siamo qui per questo. Di me non so niente. Ma sai che perdo il controllo? A volte sì. E allora che cosa accade? La realtà cambia. Vedi che non c'è? È come un sogno. Ma è tutto impastato come i colori. Non capisci quello che è vero e quello che non c'è. E ti ricordi di tutto? Non lo so. Cercatemi un'altra casa, io non posso più rispondere. D'accordo, Vince, sta tranquillo, nessuno ti obbliga. Posso chiederti una cosa? Dimmi. Faccio un sogno, quasi tutte le notti. Ci sono degli alberi giganteschi, con delle chiome enormi. Io sono un bambino e sto correndo. Perché corri? Come se fuggissi da qualcosa. Penso che là, fra gli alberi, sarò sicuro, che potrò nascondermi. Devo soltanto stringere i denti e correre, correre più forte che posso. All'improvviso, con la mano, sento qualcosa davanti a me. Così spalanco gli occhi e sono fra gli alberi. Sei saldo? No, sento che sto per svegliarmi. Ma quando guardo questi alberi, non sono più alberi con queste chiome enormi, ma solo secchi nodosi contorti che mi stringono stretto, 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 fino a soffocare. Avrà un significato, Vincent. Odio quel sogno, lo detesto! E l'hai dipinto? Mai.
Vorrei dimenticare ogni cosa, guardarmi senza giudicarmi, parlare di me senza essere me. Esiste un modo, Vincent. Uno dei vostri farmaci? No. Si chiama ipnosi. Ti addormenti, non sono strano. Dormi, ma puoi muoverti, puoi parlare, puoi rispondere domande a cui non risponderesti. Cioè, dare la mente in mano ad un altro? Sì, anche se per poco. Dare la mente in mano ad un altro. Vorrei provare. Non è così facile, Vincent. Ci sono dei rischi. Ma volete aiutarmi, no? Il modo è questo. Ascoltate. Stando qui, a St. Paul, mi sono reso conto che ormai il mio nemico è me stesso. Non c'è nessun nemico. Sì, invece, io sono lui e lui me. Stessa faccia, stessi occhi, stessa voce. Ora vorrei che qualcuno parlasse con Vincent senza che ascolti Van Gogh. Va bene. Mi aiutate? Certo. Che devo fare? Ascolta la mia voce. Nient'altro? Nient'altro. Il tuo sguardo, Vincent. Fissalo su un punto. Tutto il resto non esiste. Adesso io conterò fino a 5. Al mio 5 tu proverai ad aprire gli occhi, ma non ci riuscirai. Per te non ci sarà altro che silenzio. Solo silenzio. 1, 2, 3. Solo silenzio. 4 e 5. Bene, Vincent. Chi sei tu? Sono ciò che resta di me stesso, la mia ombra, non la luce. E dove ti trovi? A St. Paul, il Castello Bianco. Tu sai cos'è St. Paul? Uno strano luogo, corridoi, sbarre, porte. Da cosa ti nascondi, Vincent? Ho i pensieri senza briglia per la testa, vengono fuori dalla nebbia. Quando vogliono loro, comandano, comandano! Cosa ti comandano? Prendi le forbici, prendile, Vincent! Prendile, Vincent! Calma, Vincent. Dubitare, non dubitare. Calma, la tua testa ha viaggiato troppo, hai perso la strada, devi solo tornare al punto di partenza. Quando mescoli le tinte, nasce un nuovo colore e non sai più cosa c'era prima. Adesso ascolta, Vincent. Sei un bambino. Stai correndo. Se guardi davanti a te, ci sono degli alberi giganteschi, li vedi? Li vedo. Guardi quei rami verdi. Li vedo. Le chiome verdi. Li vedo. I tronchi scuri che si alzano dall'erba. Li vedo. Pensi che là sarai al sicuro, vero? Potrò nascondermi, devo solo stringere i denti e correre, correre, correre! E così corri, corri più che puoi verso gli alberi. Non sono alberi! Non sono alberi! Cosa sono? È la festa del paese. Tutti i vecchi del paese sono vestiti con lunghi mantelli verdi. Ballano insieme. Alzano le braccia e sembrano rami. Da cosa fuggi? Vogliono darmi la punizione. Ho inventato che brucio un mulino. Io voglio andare là, alla festa, dove tutti ballano insieme. All'improvviso che cosa accade? All'improvviso mi devo fermare. C'è qualcosa davanti a me. Così spalanco gli occhi, alzo la testa e lì in piedi. Mio padre. L'odore del suo vestito grida, mi assorda. Dove corri, Vincent? Là, alla festa. Non c'è nessuna festa, Vincent. Sì, invece voglio andare là dove tutti ballano insieme. Smetti, Vincent, solo tu li vedi. Solo tu li vedi. Grida, mi assorda. La sua pelle dura, secca, secca, nudosa, secca. Secca, secca. Come degli stecchi. Come degli stecchi nudosi, contorti. Secchi, nudosi, contorti. La mia pelle rossa, la sua bianca, bianca, bianca. Vincent. Bianca. Vincent. Bianca, tutto il suo vestito, grida, mi assorda. Stai calmo, Vincent. Non c'è più niente, bianco, Vincent, stai calmo. L'odore, il bianco, assordante, è assordante. È tutto finito, Vincent. Bianco, è tutto finito. Vincent, Vincent, solo tu li vedi. Ti ricordi cosa mi hai detto? Sei uscito dall'ipnosi, Vincent. Ti ricordi? Ti metteremo in un'altra stanza. Una stanza con le pareti verdi, gialle, celeste, ma non bianche, d'accordo? E potrai dipingere anche di giorno se vuoi. E devi dipingere, sì, quello che hai detto. Vincent. Devi raccontarlo, Vincent. Guardami, Vincent. Sono qui. Guardami. Vincent, cosa stai guardando? Hai deciso di ignorarmi? Mi hai dato... Vincent, sono qui. Guardami. Vincent, mi hai dato le tracce. Dai, Vincent. Le chiavi giuste. Ho fatto un giorno di viaggio per stare con te e nemmeno mi saluti. Non smettere di guardarmi, Vincent. Ho preso 4 treni, sai? È un carretto. Guardami, Vincent. Passare lì.
Guardami. Insomma, ho tolto legge in tutto. Cosa sei nella realtà, Vincent. Sei nella realtà. Cosa stai guardando? Qualsiasi cosa tu veda, non credermi. Bene, se non vuoi parlare, parlo io. Nel tuo sogno c'è scritto ogni cosa, tutto quanto, Vincent. Cosa stai guardando? Smetterai di vedere ciò che non esiste. Smetterai di dubitare. Guardami, Vincent. Cosa stai guardando? Sono qui. Guardami. Cosa stai guardando? Guardami. Cosa stai guardando? Guardami, Vincent. Cosa stai guardando?